Brivido. Ciao Daria, buonasera. Comunque, raga, ci credete, raga, che la K nel gulag sembra che con un colpo sciotta la testa? Oh, è già la seconda volta, eh. È già la seconda volta, raga. Minchia, ma veramente, la K di Cold War. Sembra che, vi giuro, vanno giù con un colpo la testa. Ma non... Oh, grazie, Superiki. Madonna, ma quanto cazzo fa male sta cazzo di AK, raga, l'ho distrutto. Grazie. Deine Mutter, du kleiner Hurensohn, Alter. What's up guys, quel vostro Naked che vi parla, ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Siamo rimasti fermi tutti perché forse ho trovato l'arma del Madonno. Madonno! Ebbene sì, raga, perché come molti di voi hanno già intuito, in questo periodo ho provato l'AK-47 di Cold War. Stuzzicato, cioè questi test, questa prova che ho fatto, sono stato stuzzicato dal gulag perché mi è capitato veramente di sparare alla gente nel gulag con la K di Cold War e ho fatto veramente letteralmente esplodere i nemici, quindi sparandogli in testa ovviamente. Quindi la mia domanda è stata: ma scusa, se è veramente così forte, se la buildo bene, che cosa succede? Ebbene sì, raga, come potete vedere, il settaggio del Nakedone, volata, soppressore gru, canna rinforzata 18,2, ottica micro flex LED, munizioni da 60, impugnatura spez snap. È un'arma, raga, veramente paurosa, cioè ha un time to kill veramente bassissimo e i nemici, se fa entrare tutti i colpi, esplodono. Il problema dell'arma, che cos'è, raga? È la difficoltà di utilizzo, perché è un'arma che a primo impatto la prima cosa che pensate è: minchia, raga, veramente inutilizzabile, incontrollabile. Ma c'è un ma. E il ma è solo derivato dal fatto che non si conosce l'arma. Vi dirò di più, in questi giorni ho iniziato a usarla, mi sono fatto un po' di solo, un po' nel team, e ho imparato a, non dico a controllarla bene, perché comunque non ho rodaggiato tanto questa roba, ma vi posso garantire che nel momento in cui riuscite a utilizzare l'arma vera e propria, come diamine va utilizzata, fate veramente, raga, i buchi, devastante. Avete visto anche dalle kill che ho fatto? Erano le prime, raga, kill che facevo con l'arma, quindi figuriamoci, cioè, proprio per farvi capire quanto in realtà può essere devastante. Ma voglio andare un pochino più a fondo. Facciamo dei vari test. Adesso facciamo un test del recoil insieme alla K di MV e poi andiamo a vedere statistiche alla mano che differenza c'è. Ma prima di iniziare, ragazzi miei, come al solito lasciate un like per il Nakedone nazionale che vi prova le armi veramente quelle più inaspettate. Passate dalla piattaforma violacea se volete perdervi le super partite con Nakedone nazionale. E dato che ci siete, raga, anche da Instagram, perché lì verranno caricate le clip, quelle più golose. Ok, raga, partiamo con il test AK di Cold War. Partiamo con il rinculo solito, il nostro poligono di tiro. Ok. Secondo rinchiulo. Ok, come potete vedere, uno dei problemi della K è questa sorta di angolatura direzionale verso destra che avviene con l'ultima scarica. Ma vediamo adesso la K di MV cosa cambia. Ok, raga, K di MV.
Partiamo sempre con il test. Ovviamente sono armi basic, raga. Ok. Secondo. Ok, raga. Allora, il rinculo tecnicamente molto simile, nel senso che sono molto sbilanciate a livello di rinculo. La cosa che migliora la K di MV rispetto alla K di Cold War è la verticalità della scarica, perché voi con la K sapete bene o male che dovete controllare l'arma solo ed esclusivamente, a parte vedi questa sbavatura qua, verticalmente, quando con la K di Cold War avete quel problema della diagonale verso destra a fine scarica. Ovviamente cose che sono ovviamente bypassabili nel momento in cui si conosce l'arma. Però secondo me, per quanto riguarda il recoil, di poco vince la K di MV. Solo per semplicità, mettiamola così. Ok, raga, passiamo al grafico carta alla mano. Come ieri, abbiamo in questo caso a confronto il 2 time to kill delle armi. Come potete vedere, il time to kill della K di Cold War è nettamente più basso rispetto alla K di MV. L'unica cosa che cambia è il depotenziamento, come lo chiamo io, quello solito dove l'arma perde di potenza sempre a una certa distanza. L'unica differenza è che la K di Cold War perde potenza intorno ai 25 metri, mentre la K di MV li perde dopo 27. Sciocchezze. Ovviamente con l'arma base. Adesso facciamo solo un change, mettiamo tutte e due le canne, perché come ben sapete dovrebbe un po' cambiare la situazione, vediamo. Ok, le due canne. Uno, la K di Cold War con la rinforzata, che è la canna migliore, perché è quella che dà 25% in più di portata e circa il 30% di velocità proiettile. Quindi se dovete fare la K di Cold War, è la canna migliore. Invece sulla K di MV, la Romagna. La sostanza non cambia, perché come potete vedere cambia solo la distanza dove c'è quel change di depotenziamento, ovvero hai 31 metri per quanto riguarda la K di Cold War, mentre hai 36 metri rispetto alla K di MV sulla K di Cold War. Ovviamente è sempre un discorso in questo caso di gittata, ma il time to kill poi rimane sempre migliore per quanto riguarda la K di Cold War rispetto alla K di MV, e il grafico lo dimostra veramente appieno. Quindi, carta alla mano, sparare con la K di MV, di Cold War è meglio che utilizzare la K di MV. Anche i punti danno, raga, standard cambiano, perché, e vi dirò di più, anche il ratio, perché la K47 di MV ha un ratio di 5,45, mentre il ratio della K di Cold War è di 600, quindi un pochino superiore rispetto alla K di MV. E non oltretutto cambia anche i danni, di poco, però come potete vedere 58 danni alla testa contro 56, mentre 43 contro 42, 36 contro 35 e 35. Statistica alla mano, AK di Cold War superiore alla K di Modern Warfare. Ok, raga, perché tutto questo discorso vi ho fatto? Perché ci sono state delle cose che in realtà non mi sono tornate, perché io avevo utilizzato al tempo, ma vi parlo chiaramente di un mese e mezzo fa, quasi due, avevo provato a utilizzare la K e non era così, anzi, cioè, mi sembrava tutt'altro che forte, quasi inutilizzabile, quando in realtà, preso in questo periodo, soprattutto, come vi ripeto, è stata una scelta proprio che mi ha portato a utilizzarlo grazie al Gulag, perché mi sono accorto di squagliare i nemici. E non so effettivamente se c'è stato qualcosa di un secret buff in questo caso, che ha portato a una potenza notevole alla K e anche di essere utilizzabile soprattutto. Ovviamente il problema è che io personalmente lo utilizzavo con una classe col cecchino, perché purtroppo c'era il rischio che se avessi messo un per 3, la smirata era proprio dietro l'angolo, avrei potuto fare dei contorni ai nemici
e non mi andava, quindi l'ho utilizzato più che altro per il corto, tra virgolette, ma soprattutto per il medio raggio, ed effettivamente il risultato è stato veramente ottimo, nonostante non abbia tante ore di gioco con quest'arma. Quindi il mio consiglio che cos'è, raga? Se volete provare un'arma che è veramente cazzuta, veramente, raga, soprattutto questo è anche riferito a chi usa molto il CR56, raga. Se usate tanto il CR56, provate quest'arma, fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti, e poi mi direte se effettivamente ne vale la pena. Noi, ragazzoli miei, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Fate i buoni, raga. Bella.